Padova, nella provincia di Padova, ha un'azienda con 30 dipendenti che fa servizi di portierato e fiduciari, servizi di sicurezza in genere. Ecco, senta, lei da martedì scorso ha iniziato uno sciopero della fame contro quella che è stata, diciamo così, la prima iniziativa eclatante del Premier Renzi, cioè questi 80 euro in busta paga per i dipendenti. Perché lei sciopera? Semplicemente perché non è chiaro come io poi da imprenditore dovrò recuperare questi 80 euro che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha promesso. Cioè, io gliene darei anche 200 ai miei dipendenti, però se io sapessi come recuperare questi soldi che il governo, che glieli dà lo Stato, non glieli do io, come poterli recuperare? Perché se io da maggio fino a dicembre devo anticipare questi soldi, non sono in grado di poterlo fare, perché loro dicono 80 euro netti, non so quanto sono lordi, non so dove recuperarli questi soldi. Ecco, senta, al momento le previsioni sarebbero quelle che lei praticamente andrebbe a recuperare gli 80 euro il prossimo anno, è così? Ma da quello che emerge, sì, da quello che io ho parlato con i miei commercialisti, emerge questo. Io non posso anticiparli oggi e forse il prossimo anno li vado a recuperare. O io glieli do nel mese di maggio e con l'F24 di maggio li posso già detrarre dal mio F24. Allora sì, è una questione che poi si arrangerà lo Stato a rimpinguare l'F24, ma non aspetta me, è una decisione dello Stato, non mia. Ecco, senta, questa sua iniziativa è rimasta isolata, dice non c'è nessuno che si è azzardato, diciamo tra virgolette, ad alzare la voce. No, io ho visto tutte le categorie, sia sindacali, sia di categoria dalla parte degli imprenditori, industriali, commercianti, nessuno ha fatto i conti, nessuno è andato in televisione o tramite i giornali per essere chiari di cos'è questa questione. Ecco, senta, lei adesso ha avanzato delle richieste, ha chiesto chiarimenti, no? Ha chiesto un incontro pubblico lei con Renzi. Sì, io la settimana scorsa ero alla gabbia, mercoledì scorso, e ho dichiarato pubblicamente dalla gabbia. Durante la trasmissione c'era l'onorevole Rotta, la quale mi ha dato il suo numero di cellulare. Ieri mi ha chiamato, io ho mandato un messaggio, poi mi ha chiamato dicendomi che oggi mi avrebbe contattato qualcuno della segreteria o del Partito Democratico. Fino adesso non ho ancora sentito nessuno, la giornata deve ancora finire, comunque spero che qualcuno chiami. Quello che io desidero è un incontro pubblico con il Presidente del Consiglio davanti alle telecamere, che tutta la popolazione ascolti e che lui pubblicamente dichiari che io do gli 80 euro, non solo io, ma tutti gli imprenditori, tutti coloro che devono elargire questa somma e che con l'F24 dello stesso mese venga detratta la somma. Ecco, senta, lei dice se devo anticipare anche questi soldi qua, la situazione del lavoro anche nella mia azienda diventa sempre più difficile. Ma io ho fatto due calcoli, se devo anticipare questi soldi per 30 dipendenti che ho, a fine anno ho 40.000 euro anticipati. Chi è che mi dà questi soldi? Io metto a repentaglio il posto di lavoro dei miei dipendenti. Questo sciopero della fame non lo faccio per me, perché io bene o male da vivere lo trovo, da mangiare lo trovo, non è quello il problema, ma sono per i miei dipendenti, perché se io chiudo l'azienda loro restano senza lavoro.